sono iniziati i lavori per la sperimentazione della nuova rotatoria situata a Largo Tre Martiri, in particolare nell'intersezione tra la Statale 16, via Lungofoglia, Caboto, via Ponte Vecchio e via Lucio Accio a Pesaro. Questa mattina il personale del centro operativo già dalle ore 9 ha posizionato i New Jersey sul tratto interessato per la realizzazione della nuova opera stradale. A seguito delle diverse sollecitazioni da parte dei cittadini e dei residenti della zona, nel quale hanno evidenziato la pericolosità del tratto e del traffico sempre più congestionato nelle ore di punta, il Comune di Pesaro ha dato il via libera alla sperimentazione di qualche mese della nuova viabilità. Questa sperimentazione serve a snellire il traffico e rendere l'incrocio più sicuro. E così di primo impatto mi pare che giri abbastanza bene, però insomma per vedere se funziona dobbiamo aspettare qualche giorno, vedere nelle ore di punta, aspettare che le persone un po' si abituino. 30.000 euro è la somma stanziata dal Comune di Pesaro per la realizzazione della rotatoria in via sperimentale. I lavori in particolare riguarderanno anche il posizionamento del palo della luce, che verrà ubicato al centro della rotatoria, a lavori ultimati e il ripacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. La nuova rotatoria dovrebbe essere efficiente, sia perché prima sia via Caboto che via Agostini c'erano delle file enormi e adesso con questo qui dovrebbe molto snellire il traffico. Un altro modo per fare soldi da parte del Comune, senza però mettere mano alle buche che ci sono a Soria e alle pozzanghere che ci sono dappertutto in Soria e sul ponte. Se tenevano i semafori facevano un'opera di carità, risparmiavano 4 soldi, forse non introitavano, non si sa dove vanno a finire questi soldi. Capisco la rotatoria là, che si può dare una mano a smaltire il traffico degli ingorghi. Ma per quanto riguarda le attività è una penalizzazione quasi proprio totale. In attesa dell'esito di viabilità della rotatoria in questione, l'assessore Belloni annuncia già i nuovi progetti. Sia la rotatoria di via Milano che la rotatoria che chiamiamo noi del Troni di via Mario del Monaco verranno rese definitive, sono già state fatte le gare di appalto, stiamo predisponendo, quindi piano piano andiamo avanti, poi toccherà la rotatoria di Loreto. Finita questa sperimentazione, quindi tra una settimana e 10 giorni, inizieremo a lavorare sulla rotatoria di Ponte Valle.